Ciao, sono Ambra, una delle divulgatrici delle giornate dei Rally Days e oggi vi porterò a scoprire le bellezze architettoniche e artistiche che si trovano conservate in Palazzo Balbi Senarega. Oggi ci troviamo in via Balbi, in uno dei palazzi più suggestivi ed eccezionali che appartengono al circuito dei Rolli. L'edificio fu costruito a partire dal 1618 dai due fratelli Giacomo e Pantaleo Balbi e si denota per un gusto già tipicamente barocco, come si può vedere proprio dall'atrio, in cui esiste una vera e propria sequenza molto teatrale e scenografica tra spazi in luce e spazi invece in ombra. Questa teatralità poi barocca sarà poi ripresa anche nello straordinario ciclo di affreschi del secondo piano nobile. I due fratelli Giacomo e Pantaleo Balbi furono anche ideatori di una soluzione architettonica straordinaria per l'epoca, perché scelsero di farsi costruire due appartamenti non affiancati come era solito fare fino a quel tempo, ma sovrapposti. E pertanto il palazzo si caratterizza per un'eccezionale verticalità della struttura che poi sarà ripresa anche in future dimore genovesi e aristocratiche. Il promotore però della parte decorativa del palazzo non furono i due fratelli Giacomo e Pantaleo, bensì il loro erede, il loro successore Francesco Maria Balbi. Dal 1645 quindi Francesco Maria Balbi rimodula completamente gli spazi abitativi, cambiando quindi anche in parte la struttura stessa dell'edificio, senza però andarne a snaturare quella che erano poi le caratteristiche originali. E uno degli spazi che va proprio a inserirsi in questo momento di trasformazioni per il palazzo è il giardino. Il giardino per l'epoca rappresentava un vero e proprio status symbol, quindi era un elemento che non poteva mancare nemmeno nella dimora di Francesco Maria Balbi. Il problema però è che il palazzo era stato costruito all'interno di un tessuto urbano molto denso. Allora si opta per una soluzione un po' diversa, un vero e proprio giardino concluso che si trova stretto tra le due nuove ali del palazzo e che è costituito essenzialmente da un aranceto, che diventa quindi il luogo proprio del mito vero e proprio, perché è un richiamo allo stesso giardino delle Esperidi, quindi diventa un luogo aulico per eccellenza e che termina poi con una quinta scenografica molto teatrale costituita dal Ninfeo. Il Ninfeo è animato da grandi statue in succo, opera di Giovanni Battista Barberini, e quindi diventa il luogo dove effettivamente entra in scena il mito. Il mito che racconta ed è legato proprio a questo ambiente, perché racconta la ciclicità delle stagioni, l'alternanza tra inverno e primavera, perché racconta il mito di Proserpina, che si vede raffigurata proprio in una delle sculture del Barberini, nell'atto di abbandonare completamente lo sposo Plutone, raffigurato nella nicchia contrapposta, Plutone, quindi dio degli inferi che l'aveva rapita, ma nel momento in cui appunto Proserpina abbandona gli inferi, potrà risalire sulla terra e ricongiungersi alla madre Cerere, la dea delle Messi. E il gesto con cui viene rappresentata è proprio indica questo momento di risalita. E la sua risalita darà vita per la terra, per tutta la vegetazione, a una nuova stagione proprio di fertilità, di prosperità, di rinascita vera e propria. E quindi è un mito che ben si collega all'ambiente in cui è posto. L'antefatto però del mito di Proserpina non viene raccontato nella tridimensionalità delle statue del giardino, bensì attraverso un grandioso ciclo di affreschi del secondo piano nobile. Ed è proprio in questo luogo in cui si compie una grande scommessa fatta da Francesco Maria Balbi, quindi dal nostro committente, su un giovane ed esordiente artista come Valerio Castello. Valerio Castello crea in questo ambiente una spazialità nuova, completamente inedita, che rimanda già a quella spazialità e soprattutto a quell'illusione tipicamente barocca. La galleria diventa quindi la nuova galleria che viene costruita tamponando un antico loggiato aperto che quindi dialogava veramente con lo spazio esterno. Ora questo dialogo invece si trasforma in un dialogo tra le arti praticamente, tra le sculture del giardino e tra gli affreschi invece di questo nuovo spazio, in cui nella testata di ponente della galleria viene rappresentato appunto l'antefatto del mito di Proserpina, il suo rapimento da parte del dio degli inferi Plutone.
mentre nella testata opposta, quella di Levante, viene raffigurato un altro mito, quello della caduta di Fetonte dal carro del padre, il dio del sole. Questi due miti dialogano per una stessa tematica sostanzialmente, e questo dialogo si rende quindi concreto in un'unica figura, quella di Cerere, della dea delle messi, che in qualche modo è presente in entrambe le narrazioni, perché da una parte Cerere è la madre di Proserpina, ma dall'altra parte è anche colei che riuscirà a ridare vita alla terra e alla vegetazione dopo che Fetonte, guidando impropriamente il carro del padre, ne aveva distrutto completamente la vegetazione, quindi sarà Cerere a dare nuova vita alla natura stessa. La volta si presenta anche come una scena estremamente affollata, in cui sono presenti almeno 50 figure che dialogano le une con le altre e che Valerio Castello dispone secondo dei gruppi. Questi raggruppamenti riescono in qualche modo a creare dei piani di profondità e quindi a modulare l'architettura illusiva e il costruito stesso della volta, creando proprio un'idea di terza dimensione, quasi di sfondamento della parete architettonica reale. Ed è proprio in un episodio, quello della caduta di Fetonte dal suo carro, in cui si può notare proprio l'abilità prospettica di Valerio Castello. In questo episodio Valerio crea dei giochi prospettici, quindi una forte composizione da sotto in su, quasi a far sembrare proprio come se Fetonte con il suo carro potesse effettivamente precipitare addosso a noi che lo guardiamo. Soddisfatto dell'operato di Valerio Castello nella galleria, Francesco Maria Balbi gli affida anche altri spazi, altri ambienti privati, come il cosiddetto salotto di Leda e il Cigno, in cui continua una narrazione di tipo mitologico, ma in cui la vera e propria protagonista è da una parte l'architettura illusiva creata dal pittore e che trasforma questa stanza da una stanza di pianta rettangolare in una sala di forma ovale, e dall'altra parte invece proprio la preziosità delle lumeggiature dorate che impreziosiscono questo ambiente, che doveva essere reso ancora più ricco poi dalla presenza in loco di alcuni dipinti della collezione di Francesco Maria, tra cui la celebre prima versione della conversione di San Paolo eseguita da Caravaggio e che attualmente si trova nella collezione della famiglia Odescalchi a Roma. Valerio Castello poi si occupa anche di altri ambienti, come la cosiddetta Sala della Pace, in cui nello sfondato architettonico aperto appunto su uno spazio di cielo si trovano tre allegorie: la pace, l'allegrezza e l'abbondanza. Queste tre virtù sostanzialmente dovevano essere le virtù che andavano a connotare proprio l'operato della famiglia Balbi, anche perché nel momento in cui Valerio crea tutta questa decorazione, e siamo negli anni 50 del 600, la famiglia Balbi non aveva ancora raggiunto una vera e propria carica politica di prestigio. Valerio Castello si occupa anche degli spazi di rappresentanza del palazzo, quindi dei saloni che erano veramente poi pubblici, ma lo fa con una tematica nuova, completamente diversa da quella delle altre stanze. Si vede proprio come il tono di questo ambiente sia effettivamente più drammatico, perché la volta della sala è occupata interamente da una figura, la figura del tempo, che con il suo carro travolge ogni cosa, ogni oggetto, ma anche ogni persona. E come mai viene scelto quindi un tema così drammatico, cioè un cambiamento così repentino delle tematiche narrative? Perché nel 1656 infatti in città entra la peste, che colpisce più della metà della popolazione e colpisce anche i membri della stessa famiglia Balbi, perché un giovane cugino di Francesco Maria, Giovanni Battista, muore appunto a causa dell'epidemia. E quindi non è un caso forse il fatto che il giovane morente rappresentato nella parte inferiore dell'affresco e che è travolto appunto dalla furia del carro del tempo stia lambendo con la propria mano lo stemma della famiglia, proprio ad indicare quindi forse questa giovane perdita. Il tema quindi è un tema che fa riflettere molto sul senso di precarietà della vita, sull'instabilità delle cose terrene, perché il carro del tempo travolge armi, travolge gioielli, quindi oggetti preziosi che sono simbolo di una ricchezza, della stessa ricchezza della famiglia poi, ma travolge anche i simboli del potere spirituale e del potere temporale.
Ma la negatività proprio di questo tema viene invece compensata da un'unica figura. La figura che viene rappresentata proprio nel margine sinistro della volta è che è seduta su un trono. È raffigurata anche con una gamma cromatica molto diversa, molto più tenue rispetto invece alle altre figure così scure, che sono appunto figure drammatiche. Questa figura ha una testa cinta da una corona, quindi indica regalità, anche perché appunto è seduta sul trono, ma indica anche la gloria che può comportare. E ha soprattutto tra le mani un cerchio, che è un elemento che non ha né inizio né fine, proprio come questa stessa figura, che rappresenta appunto l'eternità, ovvero ciò che non ha né inizio né fine. E quindi soltanto l'eternità e la gloria possono in qualche modo sopravvivere a questo drammatico passaggio del tempo, a questa furia del tempo. Quindi sono soltanto eternità e gloria che vincono sul tempo, e sono proprio a quell'eternità e a quella gloria che la famiglia Balbi aspirava.